comprati però poi assemblati da noi, e abbiamo utilizzato questi idrofoni calibrandoli per confronto con la soglia di cavitazione in acqua saturata con aria e anche con la somnolenza di singola bolla in acqua, no? Che avviene, come vi ho detto, a pressioni dell'ordine di 1.2 bar, e poi estrapolando in modo lineare ad altre pressioni, cosa che è sicuramente, diciamo, in questo caso affidabile. Tuttavia questo metodo è stato di successo, però è difficile da trasportare all'acetone che non ha la somnolenza di singola bolla e dei liquidi organici, e quindi diciamo adesso ci siamo attrezzati con degli idrofoni per basse frequenze che utilizzano delle fibre ottiche e un laser, e questo è, diciamo, sicuramente uno strumento molto affidabile, e l'abbiamo utilizzato. Andiamo a pagina 20. Dunque abbiamo fatto prima prove in acqua con celle di vetro a geometria cilindrica tipo tale Arkan, e in questo tipo di prove si sono raggiunte pressioni acustiche però non superiori a 0,9 megapascal. Andiamo a pagina 21, mi ha detto di fare un po' in fretta, diciamo. Problemi riscontrati però nelle celle cilindriche di tipo tariata è che gli apparati sono facilmente soggetti a rottura, come vediamo per esempio in questa figura. Si innesca la cavitazione in prossimità delle pareti e ad alta potenza si innescano oscillazioni superficiali. Io qua avevo un filmino per mostrarvi questo fatto, forse può cliccare sopra su questo. Ecco, si vede, vedete che a un certo punto, vedete, qui stiamo aumentando la pressione, vedete, stiamo aumentando la pressione, vedete che, ecco, si ha una risalita del liquido lungo le pareti, che diciamo alte, e poi dopo si innescano oscillazioni superficiali, quindi diciamo una cosa poi diventa incontrollabile. Andiamo a pagina 22. Poi abbiamo utilizzato celle metallo che anche a simmetria cilindrica, ma i problemi sono sostanzialmente gli stessi, adesso non vado nei dettagli. Pagina 23. Andiamo avanti, e poi diciamo la parte più successful per noi sono state le celle a simmetria sferica. Ne abbiamo, diciamo, realizzate due particolarmente di successo: una cella che ha raggiunto 1.25 megapascal con un volume di 1000 cm cubi e una cella a 1.85 megapascal, questa diciamo è quella che noi preferiremo per l'esperimento finale. Andiamo a pagina 25. Il vantaggio delle celle in vetro è che i fattori di qualità sono superiori, c'è un'ottima visibilità dei fenomeni di cavitazione e c'è una parziale eliminazione delle oscillazioni superficiali. Tra l'altro si elimina il fenomeno di cavitazione sulle pareti, quindi abbiamo raggiunto, come dicevo prima, dei ottimi risultati, pressioni superiori a 1.6 megapascale in acqua. Andiamo a pagina 26. Gli svantaggi naturalmente sono il fatto che uno deve regolare il livello del liquido nella cavità, e che l'eliminazione delle oscillazioni superficiali non è completa, e che in alcuni casi siamo anche riusciti a rompere queste celle. Andiamo avanti, pagina. Ecco. Poi abbiamo fatto delle prove in acetone. Le prove in acetone sono molto interessanti perché è il liquido finale, diciamo, con il quale dobbiamo fare le misure. Quindi in celle con geometria cilindrica abbiamo riscontrato problemi simili a quelli che, diciamo, avevo menzionato prima, ma uno in particolare che vi voglio mostrare, il cosiddetto explosive boiling, cioè durante il degasamento sottovuoto, che è il metodo di degasamento che pensavamo di utilizzare, che probabilmente molti utilizzano, si formano degli stati metastabili nel liquido, per cui improvvisamente, quando uno crede di aver ottenuto una condizione stabile di liquido degasato, si ha una sorta di esplosione del liquido. C'è stato adesso questo filmino, era stato iniziato proprio un istante prima dell'esplosive boiling, però avete visto che improvvisamente da una situazione stazionaria c'è stato un getto di liquido che esce dallo strumento, quindi poi dopo è possibile la continuazione dell'esperimento stesso. Ecco, torniamo alla slide. Questi sono tutti i fatti, diciamo, che non ci aspettavamo, che abbiamo imparato nel corso degli studi. Andiamo a pagina 28 e abbiamo risolto questi problemi però utilizzando un nuovo concetto di degasamento, utilizzando dei cicli di condensazione e di fusione sottovuoto dell'acetone e utilizzando poi dopo come, diciamo, input per la cella risonante un cilindro con un dito freddo riempito di azoto liquido.
In questo modo, con una intelligente operazione dei rubinetti della pompa vuoto, riusciamo a trasferire del liquido, riusciamo a trasferire all'interno della cella sotto forma di vapore l'acetone degasato, che poi condensa in questo naso e diventa un liquido all'interno del risonatore. Non ci sono più tutti i problemi mostrati prima, quindi questo è stato un avanzamento abbastanza significativo. Adesso abbiamo a disposizione una cella di questo tipo, molto stabile, che va a pressioni elevate, diciamo anche 18 bar, se volete il bar, e andiamo a pagina 30. Quindi diciamo risultati ottenuti molto molto incoraggianti, e pensiamo che la frequenza di lavoro purtroppo si è ridotta a 13 kHz, che vuol dire che bisogna un po' mettere le cuffie quando si fa l'esperimento, però diciamo abbiamo risolto la maggior parte dei problemi che avevamo ottenuto, che avevamo trovato prima. Andiamo a pagina 31. E l'altro aspetto, per terminare, su cui volevo concentrarmi, è lo studio della rivelazione dei neutroni. Quindi per rivelare neutroni veloci di 2.5 MeV della fusione, il problema difficile è la distinzione tra fotoni e neutroni. Fotoni sono quelli della radiazione ambientale, che è molto intensa, anche se diciamo così non sembra, però e poi la calibrazione di energia di questi rivelatori. Quindi abbiamo considerato, acquistato vari tipi di rivelatori ad ateroscopo, quindi lo scintillatore liquido BC501A, che è lo stesso che usa tale Yarkan, e abbiamo implementato un sistema di separazione neutroni-fotoni basato sulla partial discrimination, uno scintillatore liquido basato sul diuretere benzene, che è diciamo un avanzamento rispetto a questo liquido, perché permette di dare anche una qualche risoluzione di energia, e uno scintillatore plastico BC720, che è adatto proprio alla rivelazione dei neutroni veloci. Andiamo a pagina successiva. Questo è un sistema di acquisizione MIM che utilizziamo per il nostro laboratorio, con moduli di partial discrimination, acquisizione. Andiamo a pagina 33. Questa è la calibrazione dello spettro di energia, fatto come diciamo si fa tradizionalmente con una sorgente di cesio, mostrato qua, la risposta a una sorgente di cobalto, che è mostrata qua in blu, e lo spettro dei neutroni della fusione 2.5 MeV, un endpoint diciamo qui attorno, che è a metà tra l'endpoint del cesio e l'endpoint del cobalto, quindi diciamo in questo modo noi sappiamo dove ci dobbiamo posizionare in energia. Andiamo avanti, pagina 34. Questo invece è la calibrazione degli spettri temporali, questo è il cosiddetto metodo della pulse shape discrimination, cioè discriminazione basata sulla forma dell'impulso. Di fatto si misura la larghezza degli impulsi, e nel caso dei neutroni gli impulsi sono sostanzialmente in media più larghi che nel caso dei fotoni. Quindi vedete, questo è il caso di una sorgente a medicio berillio, questo è il fondo ambientale, questa è la sorgente di cobalto 60. Vedete che se vi mettete all'incirca qua e prendete solo gli eventi da qui in su, avete sostanzialmente neutroni puri. E se andiamo a pagina 35, i risultati che abbiamo ottenuto: abbiamo un sistema adesso stabile con una finestra di rivelazione di neutroni con un rate di fondo dell'ordine di un hertz, quindi una soppressione del fondo ottenuta con questo metodo del fattore 100, e quindi tutto ciò che noi riusciamo a rivelare sopra l'hertz sono neutroni, insomma neutroni veloci. Questa figura mostra l'ampiezza dell'impulso misurato in funzione di questa variabile temporale di discriminazione forma dell'impulso per vari tipi di eventi, e vedete random trigger, questo è il fondo, questa è la sorgente di americio periglio, questo è il cobalto 60, questo è il cesio 137. Vedete che c'è una regione qua ad alti valori della pulse discrimination in cui si distingue chiaramente la presenza di neutroni rispetto alla presenza dei fotoni della radiazione ambientale. Andiamo a pagina 36, e questo per concludere, mi permetterete un piccolo scherzo, autoironia sui nostri esperimenti, questa vignetta carina, Don't be alarmed con Fusion Ferry, io l'ho cambiata in Sono Fusion Ferry. E adesso siamo pronti per fare le misure, quindi al prossimo convegno saremo forse in grado di darvi dei risultati effettivamente sulle misure. Grazie. Tutte le conferenze di Sinspetti, no, stiamo un po' sforando, e mi dispiace se ho dovuto fare più velocemente la conclusione. Ora chiamo sul palco Franco Cappiello, che appunto farà la sua presentazione su un dispositivo ad antimateria.